Venezia Editrice si occupa da sempre di spiritualità e pensiero positivo. Nel 2010 ha deciso di collaborare con organizzazioni di cooperazione internazionale per il sostegno dell'infanzia indifesa e in particolare con la Onlus Il Sole. Abbiamo qui oggi con noi Alvisio Landini, psichiatra e psicanalista, vicepresidente del Sole, che ci parlerà delle sue attività in questa associazione. Il Sole è un'associazione di cooperazione internazionale fondata a Como nel 1997 e ha come mission quella della tutela e della difesa dell'infanzia. Lo scopo è di garantire nei paesi in via di sviluppo la difesa dei diritti, della dignità e delle opportunità dell'infanzia in condizioni svantaggiate. Chi lavora nell'associazione Il Sole? Abbiamo una parte del nostro staff che è formato da personale assunto e una parte che è formato da personale volontario. Il personale assunto ha un costo che incide per il 20% in tutto il nostro bilancio e non percentuali superiori. Questo è un dato che importa molto ai nostri donatori perché giustamente è necessaria una percentuale che garantisca la professionalità per i nostri interventi e al tempo stesso però che il donatore dia la maggior parte del suo importo chiaramente al beneficiario. Il Sole si occupa di programma di adozione a distanza in tutto il mondo? Il Sole ha circa 1600 bambini in adozione a distanza in paesi come l'Etiopia, il Burkina Faso, l'India e lo Sri Lanka. Questo è una parte della nostra attività, queste sono adozioni a distanza normali, tradizionali, dove l'intervento è finalizzato a consentire ai bambini di riprendere, di essere garantiti nella loro istruzione. E poi abbiamo invece un progetto specifico di adozione a distanza, sono le adozioni a distanza speciali dei fiori, così noi chiamiamo le nostre bambine beneficiarie del centro di Addis Abeba, per le quali l'adozione a distanza ha delle caratteristiche particolari. Perché un centro d'aiuto per le bambine vittime di violenza ad Addis Abeba? In questi paesi mancano le risorse e lo stigma sociale penalizza drammaticamente la bambina. Perciò dare un intervento, un aiuto in questi casi permette di cambiare radicalmente la vita di una vittima di violenza sessuale che altrimenti non troverebbe nessun tipo di aiuto. In sintesi, come funziona il centro? Il centro di Addis Abeba funziona attraverso l'invio delle bambine al nostro centro dalla polizia o dagli ospedali, perché noi possiamo intervenire soltanto in quei casi, in accordo con il codice penale etiope, in quei casi di accertata violenza sessuale. Riceviamo la segnalazione delle bambine e a quel punto viene messo in atto un percorso, visite mediche, ginecologiche, un percorso socioassistenziale, cioè verifichiamo che le condizioni di vita siano idonee, viene garantita la frequentazione a scuola e, come dicevo prima, appunto, si garantisce anche un sostegno economico. Possiamo avere un esempio concreto dell'impatto di un'adozione a distanza? Mi viene in mente la storia di una bambina orfana di padre che a 5 anni tutti i giorni andava a prendere l'acqua al pozzo. Un uomo passa, vede questa bambina da sola, la rapisce e la violenta. La bambina torna a casa, la madre si rende conto di quello che è successo e la porta al pronto soccorso. Al pronto soccorso viene visitata e le prescrivono degli antibiotici. Purtroppo gli antibiotici costano troppo e la madre non ha i soldi per pagare gli antibiotici e comprare gli antibiotici per la bambina che aveva evidentemente delle lesioni vaginali e vescicali. È entrata in contatto col centro. È stata valutata, è stata presa in carico, ha ricevuto immediatamente l'adozione a distanza. Questo le ha permesso innanzitutto di essere curata fisicamente, di essere messa in una condizione protetta, di riavviare il suo percorso di vita che era stato gravemente compromesso. Per sostenere il Sole? Una cosa che coinvolge molto è appunto l'adozione a distanza. Per le persone che vogliano dare un contributo alla causa di una bambina vittima di violenza sessuale, quindi iniziare un'adozione a distanza speciale,
La possibilità di venire in Africa e conoscere la realtà concreta è un'opportunità incredibile che permette di capire quanto loro stiano dando e soprattutto permette di capire quanto può essere un grande arricchimento personale questo tipo di esperienza. Olingo yangana yo yolele Olingo yangana yo